Ok ragazzi, nuovo video. Allora, ho postato l'altro giorno nelle storie una piccola storia in cui ho fatto vedere un glucometro e la cosa ha suscitato tanto interesse: perché lo utilizzi, come lo utilizzi, che senso ha, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in questo video non voglio parlare strettamente del glucometro, però siamo tornati, sono operativo, da qua parte la nostra off-season, ci siamo impostati i nostri obiettivi, abbiamo bene o male pianificato il prossimo calendario gare nostro, quindi al di là di quello dei nostri atleti, anche il nostro. Quindi voglio condividere con voi quali saranno alcuni cambiamenti, alcuni punti cardine, pilastri di questa mia prossima preparazione, di questa mia off-season, bene o male. Però voglio farlo con una premessa assolutamente importante che riguarda anche il discorso glucometro, logicamente. Ora, tutto quello che farò in questa off-season si basa sul tentativo di ottimizzare ogni singolo aspetto del programma di alimentazione e di allenamento. Quindi non tutto quello che farò è indispensabile, forse neanche necessario per massimizzare i vostri risultati. Cioè, non voglio che passi il messaggio: Ludovico fa questo, allora va fatto questo, Ludovico dice di dover fare questo, Ludovico dice che dobbiamo utilizzare il glucometro per misurare alcune cose, dice che dobbiamo prendere questi integratori, dice che dobbiamo monitorare quest'altro aspetto. Assolutamente no. Sono degli spunti di riflessione sul perché faccio alcune cose. Molto probabilmente alla fine di questo season mi renderò conto che molte cose sono superflue, che altre cose sono tentativi falliti, però si tratta semplicemente di sperimentare nel tentativo di ottimizzare tutto quanto, ok? Quindi non vuole essere un vademecum, non vuole essere una bibbia di tutto quel che dovete fare, ma vuole essere semplicemente una condivisione per instaurare un confronto. Quindi logicamente alla fine del video fate tutte le domande e dite la vostra qua sotto nei commenti. Quindi, detto questo, partiamo con gli obiettivi di questa off-season. Allora, l'obiettivo è cercare di guadagnare quanto più muscolo possibile nel minor tempo possibile. Questo perché? Perché dall'ultima competizione, ok che sono arrivato molto molto vuoto, però comunque le masse non c'erano comunque inferiori. Quindi, logicamente, nel pormi come obiettivo quello di fare un off-season, l'obiettivo primario è quello di guadagnare quei chili che mi dividono non tanto dalla media, perché nella media ci stavo e probabilmente stavo anche un po' sopra, però comunque dalla top 5. Questo anche perché il tentativo sarà quello di fare il salto di categoria e passare da Man Physique a Classic. Quindi, proprio per questo, aumento dei chili e soprattutto focus che verrà dato ai tricipiti, alle gambe come punti carenti e in secondo luogo al petto, per far risaltare e completare un po' proporzionale rispetto al back, nel senso che il back è tendenzialmente avanti, quindi per ricercare una linea e una maggiore armonia voglio evidenziare anche il petto tanto. Quindi questo è un po' l'idea di base, e logicamente questo presuppone che debba ottimizzare tutto quanto. Ora, l'obiettivo dell'allenamento in questo off-season, ma in realtà dagli ultimi mesi, quello su cui mi sto concentrando è di massimizzare la mia capacità di stimolare il muscolo con poco lavoro, ossia voglio cercare di dare un input anabolico molto forte al muscolo con poche serie allenanti. Questo perché? Perché mi permette di dare uno stimolo X al muscolo con poco lavoro, quindi facendolo recuperare anche abbastanza velocemente, quindi poterlo riallenare con una maggiore frequenza. Quindi ho già parlato di questo nel video sulla frequenza di allenamento. Sostanzialmente il fatto di dare uno stimolo con poco lavoro mi permette di far recuperare il muscolo più velocemente, allenarlo con una maggiore frequenza e quindi massimizzare quello che è il mio guadagno ipertrofico in un determinato lesso di tempo, nel senso che se io il mio stimolo l'ho dato nel corso del mio mese 5 volte, il mio muscolo ci crescerà di 5, ma se io lo stesso stimolo l'ho dato 7 volte, 8 volte, 10 volte, col fatto che il muscolo ha recuperato più velocemente e ho potuto allenarlo più frequentemente, allora nell'arco dello stesso mese il mio muscolo è cresciuto di 10, okay? Questo è un po' il concetto di base semplificato al massimo, stile livello elementari. Quindi, detto questo, come fare tutto questo? Allora, innanzitutto abbassare il volume di allenamento, quindi il volume di allenamento lo imposto già basso, perché in questo modo io so che ho quella singola serie allenante su quell'esercizio e devo, porca vacca, dare il massimo in quella singola serie allenante. Quindi quando mi approccio alla serie mi spremo quanto più possibile, perché so che non ho altre 2, 3, 4 serie allenanti sullo stesso esercizio e verosimilmente con lo stesso carico. No, ho quella e quella mi devo giocare. Quindi innanzitutto abbassare il volume, e questo da un punto di vista mentale aiuta tanto.
aumentare i tempi di recupero, nel senso che i tempi di recupero io li ho sempre tenuti ad libitum, diciamo, cioè a sensazione, ma qua sono veramente veramente a sensazione, cerco di sforzarmi di recuperare un po' di più. Per fare un esempio, se mi sento di poter andare, ma so che tra poco la canzone che ho in cuffia attaccherà con un riff che mi carica tantissimo, allora aspetto che attacca perché so che potrò spremermi di più. Quindi cerco di lavorare molto sul mio approccio mentale, e proprio sull'approccio mentale vorrò dedicare un video, scrivete qua sotto se vi può interessare, quindi tutti i trick per rendere tanto in allenamento, su cui sto lavorando tanto. Approccio chasing the logbook, quindi ho il mio logbook, i carichi che utilizzo, le ripetizioni con quel carico, e ogni singola sessione devo battere il mio logbook. Quindi mi approccio, ok, che cosa ho fatto la scorsa volta? Perfetto, devo battermi, devo migliorarmi. E questo mi dà anche un margine di riferimento per, altro punto, il deload. Quindi quando vedo che mi sento affaticato, non riesco a spremermi e vedo che la performance inizia a calare, allora probabilmente ho bisogno di un piccolo deload, quindi mi riaggiusto di conseguenza. E oltre al deload, ovviamente tutti gli aggiustamenti della scheda, quindi eventuale aumento di volume, aumento della frequenza in base a quanto sto recuperando. E per quanto riguarda la split, abbiamo deciso con Giorgia di distaccarci totalmente dalla settimana canonica, quindi non sarà una split di tot volte a settimana, ma sarà una split di gambe, push, pull, riposo, gambe, push, pull, riposo, gambe, push, pull, riposo. Non mi importa che giorno è, non devo riposare necessariamente la domenica o il mercoledì o quell'altro giorno, ma continuo gambe, push, pull, riposo, ripeto e via discorrendo. Questo perché? Perché voglio inserire un giorno di riposo prima delle gambe, quindi rendere tantissimo nel distretto che per me è il più carente in assoluto, quindi quello che voglio cercare di fare esplodere. Ognuna di queste sessioni, quindi legs, push, pull, ha tre diverse rotazioni, quindi sostanzialmente legs, push, pull, riposo, seconda rotazione legs, push, pull, riposo, che sarà diversa dalla prima, e terza rotazione, che sarà diversa dalla seconda e dalla prima, legs, push, pull, riposo. Da là riparto con la prima rotazione. Ogni rotazione è diversa, c'ha priorità diverse su distretti muscolari diversi, e logicamente questo mi permette di battere il logbook, quindi battere il lavoro che ho fatto, non la settimana prima, non la rotazione prima, ma tre settimane prima, quindi tre rotazioni prima, quindi orientativamente una settimana e mezzo di tempo per recuperare su quell'esercizio, su quel rep range, e cercare di battermi. E questo permette di non incorrere sempre uno stallo, perché se io ogni settimana devo battere e ogni settimana ho sempre gli stessi esercizi con lo stesso rep range, allora è molto più probabile che mi saturo e raggiungo subito uno stallo. Alimentazione, allora logicamente non mantengo le 7000 calorie che tenevo in Giappone. L'alimentazione sarà un'alimentazione ciclica, una cycling on off. Nei giorni on è più ricca di carboidrati, soprattutto nella peri-workout, quindi quando mi sveglio al mattino, mi alleno al mattino sostanzialmente appena sveglio, faccio colazione e poi vado ad allenarmi, quindi tanti carboidrati nel pre-workout, intra-workout, post-workout, anche a pranzo e poi di nuovo a cena. Nella giornata off invece i grassi sono più alti, i carbo sono più bassi e sono concentrati nel primo pasto e nell'ultimo pasto. L'ultimo pasto perché logicamente il giorno dopo mi riallenerò e avrò gambe. Aggiusterò il quantitativo calorico di macros eccetera in base ai feedback, quindi in base al peso che cercherò di aumentare il più possibile pur rimanendo pulito. E qua entra in gioco il discorso glucometro, ossia voglio cercare di monitorare la glicemia. L'idea di base è quella di mangiare e introdurre carboidrati quando la glicemia scende un tot, quindi evitare situazioni di cronica iperglicemia che avvengono normalmente con alimentazioni ad alti carboidrati e ad alte calorie. Quindi ho misurato la glicemia stamattina dopo tutte le giornate a 7000 calorie in Giappone, e stava a 79, quindi ottimo, super super ottimo. L'ho misurata dopo l'allenamento, qua vi faccio vedere un po' lo schemetto dell'alimentazione rispetto alla glicemia che ho preso in questi giorni. L'ho misurata dopo l'allenamento e un'oretta dopo l'allenamento stava a 66, quindi era forse un filo troppo bassa, e quindi anticiperò un pochetto il pre-workout oppure aumenterò l'intra-workout. Però già questo fa vedere che con il mio pre-workout e l'intra-workout
verosimilmente non vado ad adempiere le richieste energetiche dell'allenamento, o comunque ho la possibilità di aumentare i carboidrati in questa fase mantenendo la glicemia stabile. Sostanzialmente il mio corpo quei carboidrati che gli vado a dare li utilizza e li schiaffa dentro al muscolo, ok? Vediamola così. E quindi questo è molto positivo. Nel momento in cui vedo che la glicemia tende a essere alta cronicamente durante la giornata, la verosimilmente di questi carboidrati il corpo non sa che farsene, allora sarà meglio scaricare un minimo dall'alimentazione, oppure diminuire i carboidrati in generale. Insomma, questo poi saranno valutazioni che farò, però l'idea di base è quella, ok, spingo con le calorie il più possibile, spingo con la performance, va bene, ma mi serve un qualcosa che vada a monitorare che non io non stia esagerando, ok? Sempre da un punto di vista alimentare, o bene o male collegato dal punto di vista alimentare, un altro aspetto che monitoreremo è la salute gastrointestinale, come sempre, quindi folle attenzione alla provenienza delle fonti, folle attenzione alla scelta delle fonti, ma di nuovo, soprattutto alla provenienza delle fonti. La carne sarà verosimilmente tutta grass fed, possibilmente pesce d'allevamento, e ragazzi, come ho fatto vedere molto spesso su Instagram, non sto dicendo... E questo non presuppone bene o male di spendere una barca di soldi, perché basta farsi un giro, una scampagnata fuori e passare del bel tempo con i cani, la famiglia, la compagna, la moglie, finalmente posso dirlo, eccetera, e trovate tantissimi punti vendita, contadini che vendono uova, carne, quel che vi pare, a chilometri zero, e sostanzialmente grass fed, perché verosimilmente vedete gli animali al pascolo, ok? Quindi non si tratta di spendere tanti soldi, ma essere un pochetto più intelligente da questo punto di vista. E i benefici dal punto di vista gastrointestinale sono tantissimi. Quando salirò tanto di calorie e mi sentirò affaticato e verosimilmente avrò della fatica da un punto di vista digestivo, una cosa che includerò, ma verosimilmente lo includerò fin da subito, è quello di inserire 10-20 minuti di passeggiata dopo ogni pasto, ossia prendo il cane, usciamo, ci facciamo 10-20 minuti di passeggiata, giochiamo un pochetto, torniamo. E una cosa che devo assolutamente evitare, perché ci sono caduto negli anni passati da un errore folle da un punto di vista digestivo, è quello di mangiare e buttarmi a dormire, perché in periodi di iperalimentazione è un qualcosa in cui ricadevo spesso e mi faceva malissimo da un punto di vista digestivo, nel senso che stavo ingolfato tutto il giorno. Quindi questo più o meno tutto da un punto di vista alimentare. L'unica cosa in più è che, ecco, terremo sempre un cheat settimanale che cadrà il sabato sera, sia se la domenica ci alleneremo sia se la domenica sarà un giorno off, però lo terremo, e sarà un momento in cui ci estraneremo da tutto, ci godremo il momento con gli amici, tra di noi, porto a cena fuori mia moglie, insomma sono cose importanti da includere nel proprio protocollo, come lo volete chiamare, nel proprio lifestyle, ecco, mettiamolo così. Discorso integrazione. Allora, per quanto riguarda l'integrazione, tutto quanto verrà fatto per ottimizzare i processi di recupero, quindi massimizzare quelle che sono le recovery capabilities, in modo da poter spingere il più possibile in allenamento, perché ragazzi, gli approcci chasing the logbook sono approcci veramente veramente pesanti da un punto di vista fisico, ma anche mentale, neurale, da sostenere. Quindi tutto quel che posso spendere per migliorare le cognitive capabilities lo andrò ad utilizzare. Ora, grande attenzione alla pre-workout nutrition, quindi sali, aminoacidi essenziali, ciclostrine durante l'allenamento, pre-workout con o senza stimolanti in base a come sto, e su questo potremmo aprire un capitolo. Attualmente stiamo utilizzando i prodotti di Yamamoto, abbiamo già parlato della collaborazione di cui siamo super felici con la Yamamoto Yaf Store, e se vi interessa sapere i prodotti specifici chiedeteli qua sotto, che vi daremo tutto il nostro piano di integrazione. Oltre alla pre-workout nutrition, a cui daremo grande importanza, includerò sicuramente dei GDA, cannella, ceylon e ala, e nei pasti glucidici, a parte il post-workout, enzimi digestivi, anche questo per massimizzare l'assorbimento, multivitaminico, vitamina C e omega 3. Gli omega 3, grazie e soprattutto per il loro impatto a livello di elemento antinfiammatorio, e allo stesso tempo altre sap antinfiammatorie come lo zenzero e la curcumina, ok? Questi
li terrò. Ora, sul discorso infiammazione, anche qua differenziamo l'infiammazione acuta derivante dall'allenamento, che è funzionale da un punto di vista ipertrofico, a quella che è l'infiammazione cronica, subclinica, che si può creare, che va ad inficiare tutti i processi di recupero, va a inficiare quella che è la nostra sensibilità insulinica. Quindi utilizzare un approccio integrativo per ridurre il più possibile l'infiammazione cronica è sicuramente un'ottima scelta, proprio perché è un qualcosa che può andare a inficiare tutti i processi di recupero. E noi atleti, soprattutto di nuovo in contesti in cui sollecitiamo tanto il nostro sistema nervoso neurale, noi atleti possiamo ricadere in situazioni di infiammazione subclinica. Per fortuna è un tema di cui si sta parlando tantissimo. Ho fatto un articolo per Riavstor proprio sull'infiammazione subclinica, e credo che l'approccio integrativo da questo punto di vista sia essenziale in un periodo di bulk, bene o male nel momento in cui vogliamo massimizzare i nostri risultati. Ok, quindi il tema di fondo è sempre questo, ragazzi: voglio massimizzare, voglio curare ogni singola finezza che posso curare, ok? Voglio vedere se qualcosa fa la differenza, se qualcosa vale la pena tenerlo oppure non fa tutta questa grande differenza. Altro punto, quello del monitoraggio del sonno. Cercherò di monitorare il sonno, perché la cosa che ho notato è che nei precedenti bulk, che mi hanno insegnato le precedenti fasi di bulk, è che quando aumento il peso ho bisogno, e mi alleno in un certo modo, ho bisogno di mangiare di più ovviamente, ma ho anche bisogno di dormire di più, quindi superare le canoniche 8 ore a notte. Quindi cercherò di gestire al meglio il sonno. Ora, il consiglio che posso dare generalmente, che viene dato, di fare almeno 8 ore di sonno nell'arco delle 24 ore, di cui almeno 6 di queste consecutive ovviamente la notte. Quindi la notte dormite almeno 6 ore e cercate di recuperare il gap fino alle 8 ore durante la giornata. Ripeto, nel mio caso io, quando sto in ipercalorica, quando mangio tanto, quando il mio peso è elevato, attualmente sto a 93 kg, ho bisogno di molto più sonno, ok? Delle 8 ore, ne ho bisogno di più, semplicemente. Quindi cercherò di includerlo, cercherò di ritagliarmi dei momenti di dormire almeno 8 ore durante la notte, ma ritagliarmi anche dei momenti nell'arco della giornata in cui riposo un po'. E cercherò di farlo prima dei pasti, perché di nuovo, dopo i pasti è un qualcosa che mi rincoglionisce da morire e che mi fa digerire male. Quindi in realtà dormire magari mezz'oretta, un'oretta prima dei pasti, mangiare, portare fuori il cane, 20 minuti, giocarci un pochetto e poi mi rimetto al lavoro e sono super super fresco e reattivo. Ora, oltre a questo, ultimo punto, e qua entra in gioco il nostro caro Gianfranco Bussetti, sedute di massoterapia almeno ogni 2 settimane, da inserire per massimizzare il recupero e essere sicuro anche di prevenire tutti gli infortuni. E oltre a questo, inserire dei momenti di stretching, ok? Quindi per massimizzare al massimo la mobilità. Stretching lontano dall'allenamento e stretching durante l'allenamento, non prima, non dopo, ma lontano oppure durante. E oltre allo stretching, anche lavoro sul core. Quindi di nuovo, una cosa che sto vedendo tanto e che di cui molti atleti avanzati si lamentano è che negli anni periodi di overfeeding, quindi di sovralimentazione, hanno portato a una mala gestione della midsection, quindi tutto il core, che questo poi crea quell'effetto spanciato che normalmente vedete. Ora, in molti casi si tratta dell'utilizzo di peptidi, però in molti casi è anche un'alimentazione molto alta a livello proprio di massa di cibo per tanto tanto tempo. Quindi dal momento in cui andrò a inserire tanto cibo, voglio anche lavorare sul controllo della midsection. Quindi questo mi porterà a includere molti lavori di core, in generale tutto il core, che inserirò verosimilmente lontano dall'allenamento e anche a fine dell'allenamento, ogni volta che alleno l'upper body. Di questo, se vi interessa, possiamo parlare. Quindi se vi interessa un video specifico sull'allenamento del core, il core control eccetera, possiamo assolutamente parlarne. Un'altra cosa che includerò è l'utilizzo del waist trainer, e di nuovo, se ne parla, scrivetelo qua sotto nei commenti. Quindi detto questo, è un po' tutto, questo è il piano. Vi terrò super super aggiornati su Instagram, quindi se vi interessa ovviamente seguiteci su Instagram, e qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, qualsiasi osservazione scrivetela qua sotto, e niente, con questo ci vediamo al prossimo video.